Dai, salutate. Ciao. 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 Ciao Bea. Martì. Ciao. Mi hai azzeccato un occhio, lo sai. Lo sai, ma mi hai azzeccato un occhio. La Giorgia si è specchiata un'ora per questo video. Mezz'ora così. Ciao Bea. Io voglio i diritti, scusa. No, guardami, io voglio i diritti. Io voglio i diritti, basta. Chiudi quella cazzo di te. Ciao Bea. Salutate. Che è questa? Sapete dove ci troviamo? A Orte. Italia. In galleria. Sulla luna. Siamo in un altro stato. No! Ok, questa è la piazza di San Pietro, come la potete vedere. E la basilica retrostante. La basilica, la piazza retrostante, occupano una piccola valle posta sul colle Vaticano. Esatto, questo è il colle Vaticano. La giustizia, il bene o il male, c'entra sempre. Fatto 202 gradini, corretto, corretto, dai, passa veloce. Buono, vai. 139. No, no, guarda l'atto, guarda l'atto. 202 scalini e ora l'infarto. Oh, vi dico, qua è assurdo. Sei aperta? Dai, mi iscrivo, 531. Berta, com'è stato a fare 521 scalini? Faticoso, ma gratificante. Di Spagna è chiamata in questo modo perché in cima alla scalinata troviamo l'ambasciata della penisola iberica, ovvero della Spagna, e al centro della piazza, coperto da questo coso enorme, ci dovrebbe essere la fontana della Barcaccia, che è stata progettata perché c'è questo coso enorme. Dovreste sapere perché c'è questo. No, perché non c'è sempre stato. Impreparata. che è stato costruito e progettato da Bernini e da suo figlio, Gian Lorenzo, all'angolo, che penso che sia o questo, uno dei due. Penso che sia la cosa più brutta che abbia mai sentito. Infatti penso questo qua. Va bene, una guida. C'era la casa di un famoso poeta inglese, e adesso invece è un museo da poter visitare. E
poi c'è la colonna dell'Immacolata che dovrebbe essere progettata sempre da Bernini, che però non so dove sia davvero questa. Famosa del mondo, è stata progettata da Nicola Savini e è adagiata su Palazzo Poli e inaugurata nel 735 e appartiene al tardo barocco, 1735. E la storia della fontana è collegata soprattutto alla costruzione dell'acquedotto Vergine che risale ai tempi dell'imperatore Augusto. L'acquedotto Vergine rimase in uso per tutto il Medioevo ed è stato richiesto dall'imperatore per poter permettere l'acqua che arrivasse sia alle terme che alla città. Colosseo.